Allora, adesso vi racconto una storia che a un certo punto impatta sul Carrefour. Non so se anche nelle vostre città, a Varese sì, come a Milano, a Roma e in tante altre città, Carrefour ha aperto questa linea, si chiama Carrefour Express. Sono due negozietti, non vi vedete, sono due vetrinette. Sono quelli che un tempo erano gli alimentari del Prestinè, l'alimentari della latteria, queste cose così. Però li hanno fatti fallire. Li hanno fatti prima fallire e dopo sono arrivati questi qui di Carrefour con dei prezzi allucinanti. Ora, il caso vuole che però in questa via io mi ritrovo con il Carrefour, come vi avevo raccontato, prezzi altissimi, ok? Due vetrine, qui c'era un tempo, qui c'erano gli alimentari, c'erano le latterie, le chiamavano i Prestinè. Okay? Di fronte però, incrocio il paradiso di Ciacco, che è un negozio che mi stimola perché io vedo in vetrina e vedo tutte cose particolarissime di piccoli produttori locali. Allora sono entrato e trovo Paolo che tra l'altro lo conosco anche. Allora dico: ciao, Paolo, c'hai voglia di fare una diretta con me? Mi racconti un po' questo mondo di piccole linee produttive? Allora entriamo nel paradiso di Ciacco a Varese. Allora, intanto mi ha fatto impazzire queste bottiglie piccole. Guardate che meraviglia. Sono tutti aperitivini. E assaggia questo pesto di tonno con curcuma e... Allora, questo qui è una linea, tra l'altro, che mi dicevi... sono contento, faccio pubblicità. Sono contento, ok? Tanto non li conosco. La mia amica Monica... È la proprietaria che ha messo sul piede l'azienda di Legù, con tutti i prodotti a base di legumi, soprattutto per celiaci. Quindi fa questi snacks a base di legumi, tutte delle zuppe, oltre che la pasta di legumi, che sono veramente eccezionali. Poi mi dicevi, e questo qui è dalla provincia di Varese? È dalla provincia di Varese e di Sumilago, okay. Legù. E poi guardavo queste... Questi sono i aperitivi Bart che arrivano dalla Toscana, per gli aperitivi, quindi americano, il Manhattan, il Mojito, l'Ugo... E questa è una piccola azienda, sì, immagino. È un'azienda della Toscana che fa questi aperitivi da vendere già pronti così. Ah, quindi lo ripeto, sono i due mondi che... Quello che noi vogliamo proporre è far conoscere prodotti di un certo tipo, ma far conoscere produttori con la loro storia, la loro realtà, la loro particolarità. Infatti io ho incrociato Barbero, io li ho conosciuti ad Asti, sono dei grandissimi produttori di cioccolato, Torrone, fanno delle cose bellissime, io sono andato da loro... guardatevi i grissini, ecco, guardate che bello, non so se si riesce a vedere, vedi, è ancora questo richiamo ai caratteri liberty con... Hanno inventato la torronfetta, no? Il torrone è un alimento che noi siamo abituati a mangiare solo a Natale, invece nel resto del mondo lo mangiano come dolce sempre, tutto l'anno. Hanno inventato la torronfetta, un torrone fatto sottile, come fosse una tavoletta di cioccolato, perché si spezza bene. Sì. In questo modo è molto più mangiabile. Devo dire che loro partono prima con i torroni. Sì, partono torronificio, sì, soprattutto. Esatto. E poi attaccano col cioccolato, con gli amaretti, i gianduiotti, sì, e altre cose di questa realtà. Poi varie confetture, eccetera. Ecco, poi a un certo punto mi hai raccontato la storia di... Friul Trota, raccontamelo un po'. Questa è un'azienda del Friuli che alleva trote in diramazioni del fiume Tagliamento, quindi sono corsi d'acqua naturali e fresche, non alleva in vasconi, sì, dove magari danno a mangiare col badile qualsiasi cosa, no? Quindi rimane una trota veramente d'eccellenza, trota al vapore, ma anche trota salmonata, rimane molto molto più magra del salmone. Poi se andate veramente a vedere la storia di come allevano i salmoni nel nord. Tanto il sigillo gambero rosso. Sì, quindi prodotto veramente di eccellenza. Poi c'è il baccalà mantecato che mi fa impazzire. Queste cose qua. Adesso però ti faccio una domanda che tutti mi stanno già ponendo: sì, ma chissà quanto costa questa roba. Allora, visto che di là io ho Carrefour e qui ho questi prodotti locali, mi dici per piacere a livello di prezzi se siamo in... Allora, questa trota al vapore è intorno tra i 5,5 e 6 euro, quindi assolutamente accettabilissimo come costo, ma se vediamo anche
l'affettato del parto del pollino che è in Calabria al confine con la Basilicata, il crudo, questa vaschetta di crudo costa 5 euro, capicollo, filetto sono anche sotto i 5 euro, siamo sui 4,50. E tu mi dicevi che praticamente è concorrenziale al massimo con, sì, loro. Se uno va anche all'Esselunga a vedere in prosciutto crudo cosa costa una busta, siamo tra i 5 e 6 euro. E qui siamo su prodotti però qua locali, sono prodotti locali piccoli. Di produttori piccoli, quindi che non potrebbero mai far per la grande distribuzione perché non fanno tante quantità stare in distribuzione, allora, quindi tengono alta la qualità. È quello che continuiamo a dirvi, che la grande distribuzione rischia di ammazzare tutto quel mondo di piccoli che si fa un mazzo così per mantenere alta la qualità. Vi faccio un esempio del parmigiano reggiano in Emilia, sono diventato amico del casale. Latteria San Giorgio. Latteria San Giorgio fa questo parmigiano reggiano di montagna, 24, 30 e 40 mesi. È una piccola realtà di montagna sugli Appennini, intorno ai 900-1000 metri. Allevano le mucche lì, le mungono lì, fanno il parmigiano nelle forme lì in montagna e lo stagionano lì, quindi con l'aria di montagna. Sono una realtà fisica, fanno solo questa pezzatura qua, non possono essere in grande distribuzione perché ne fanno poco ed è veramente eccezionale di qualità, ma il costo al chilo è paragonabile a Parmareggio, perché il costo al chilo è questo, viene fuori circa 24 euro al chilo, 26 euro al chilo quello 30 mesi e oltre, che è il costo dei parmigiani reggiani di un certo tipo che ci sono nei supermercati. Ma questo di montagna, di una realtà piccola. Allora, questa diretta nasce proprio per questo. A un certo punto anche i consumatori devono diventare responsabili, perché altrimenti vincerà sempre Carrefour. Il modello Carrefour vince e per colpa della vittoria schiacciante di quel modello i piccoli negozianti, ma soprattutto la filiera del piccolo, del prodotto di qualità, va a carte 48. Ora qui vedo i lavorati, sempre la cioccolateria, insomma veramente vedo delle belle cantine, complimenti Paolo, sono delle belle cantine. Ripeto, qui c'è un mondo che è il mondo del piccolo, quindi sono contento di aver fatto questa diretta e di aver coinvolto Paolo. No, ma sì, lo so che tu non hai problemi col Carrefour. Nel senso, ci vogliono, ormai non ci sono più i negozietti alimentari, ci sono i piccoli supermercati. Il problema è che noi abbiamo visto come in un certo momento storico bisognava aiutare il piccolo, perché altrimenti non ci stava dentro. E nella logica della grande distribuzione, ecco che la grande distribuzione ora si prende anche gli spazi del piccolo. Esattamente come Amazon, che diceva che doveva togliere gli spazi fisici reali e ora invece sta investendo negli spazi fisici e reali. Quindi state attenti, perché quel mondo che vorranno spazzare via è il mondo che serve anche a loro. Ciao a tutti e grazie per avermi.